Che cosa significa per te, metà italiano, questa vittoria con i neozelandesi? Ma in questo momento non sto pensando al metà italiano. Siamo zelandesi, mi piace quello che faccio con loro da oltre 10 anni e ho vissuto più tempo in Nuova Zelanda che in Italia, quindi mi Che cosa piace. c'è nel loro spirito, nel loro modo di affrontare questa competizione che ti affascina? Sono con i piedi per terra, sanno quello che vogliono, concentrano su se stessi più che sugli altri e vabbè, sono bravi. 7-1 è quello che ti aspettavi? È più severo? È la verità? Che cosa ti dice questo risultato? No, non è la verità, nel senso che non è facile rendersi conto quanto difficili sono queste barche. 7-1 vuole anche dire che Luna Rossa ha fatto 8 corse quasi di fila, senza mai rompere. Credo che Luna Rossa ha fatto molto bene. Se avesse avuto qualche mese in più, avrebbe stupito tutti. Si è parlato molto di questa relazione strettissima tra il team italiano e quello neozelandese, è stato detto anche che continuerà in futuro. Tu sei uno degli artefici, immagino, di questa collaborazione. Ti piace? Che cosa possiamo imparare gli italiani da loro? E se c'è qualcosa che gli italiani possono, che i neozelandesi possono imparare da noi italiani? Sì, ma noi abbiamo lavorato anche con loro sul disegno della barca fino a quando era permesso dai regolamenti e sicuramente abbiamo imparato da loro. Quindi questa è una collaborazione che va nei due sensi e se dovesse ripetersi sarei molto contento. Abbiamo lavorato molto bene. In campo internazionale c'era un po' di scetticismo circa Dean Barker, la sua abilità come timoniere. È uno dei più bravi al mondo, ma sembrava che ci fosse qualcuno più adatto di lui alla navigazione sui catamarani. Invece ha dimostrato una sicurezza assoluta. Ha sorpreso un po' anche te o ve lo aspettavate esattamente in questo modo? Beh, all'inizio non lo sapevamo, quando lui si è messo immediatamente dopo che si è saputo qual era la classe ad andare sugli Extreme 40, credo la prima volta fosse arrivato ultimo, poi penultimo, poi terzultimo, poi secondo e poi abbiamo capito. Un'ultima domanda su Grant Dalton. La sua carriera velica soprattutto nella prima parte della sua vita, vissuta all'ombra del mito di Peter Blake. Credi che con questa vittoria, con quello che sta succedendo qui, lui riuscirà in qualche modo ad affrancarsi, da questa ombra che ha sempre gravato sulla sua carriera? Io penso che l'ha già fatto, perché in effetti sono due personaggi diversi e delle volte complementari, indipendentemente dal fatto se ci sarà o meno una vittoria in Coppa America questa volta. È un mito e credo che ci sono due miti, uno è Peter Blake con alcune qualità, uno è Grant Dalton con delle qualità diverse.